Disegno d'effetto in 5-10 minuti? Si può. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già un'ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te. Oggi siamo qui per una nuova lezione del corso di disegno, una lezione che mi sembrava molto carina in questo periodo autunnale in cui molto spesso magari andiamo in gita, andiamo in campagna, facciamo vendemmia, i paesaggi sono bucolicamente coloriti. Prima di cominciare a parlarvi del video voglio dirvi una cosa. Tra un mese, il 7 novembre, sarò a Napoli alla fiera creativa, alla fiera della creatività di Napoli. Basta andare sul sito di Creativa, il link ve lo metto qua sotto nel box informazioni, troverete tutte le informazioni. Non vi so dire il punto esatto della fiera in cui ci incontreremo, però vi posso garantire che ci sarà una location dedicata esclusivamente ad Arte per te. Arte per te infatti quest'anno sarà media partner della fiera creativa di Napoli, oltre che quella di Bologna. Però a Bologna non andrò, sarò dall'esterno, vi comunicherò le news, a Creativa sarò sul campo. E ho approfittato di questa mansione che mi è stata affidata per incontrarvi a Napoli, ragazzi, il sud finalmente, ma se volete venire anche dal nord io vi aspetto a braccia aperte. Preparatevi, il 7 novembre pomeriggio e sabato, mi raccomando, vi aspetto tutti al Creativa dalle 17 in poi. Io sarò lì a vostra disposizione per abbracciarvi, baciarvi, chiacchierare, parlare, sorteggiare tantissimi premi che le aziende che hanno collaborato con Arte per te avranno messo a disposizione per voi e soprattutto per conoscervi e darvi un viso. Ogni anno l'incontro di Arte per te è qualcosa di bellissimo, spero che anche quest'anno il calore del sud mi avvolga con il vostro abbraccio. Quindi Creativa a Napoli il 7 novembre alle 17, sul sito di Creativa, il link ve lo lascio qua sotto, troverete tutte le informazioni per accedere alla fiera e scoprire le tante novità creative che nel sud vengono ad affacciarsi. Vedremo un po' com'è questa fiera, io non la conosco e sono curiosissima di conoscerla, mentre il sabato pomeriggio lo dedicherò tutto esclusivamente a voi e al vostro affetto, quindi vi aspetto. Adesso però continuiamo a parlare del nostro disegno. Insomma, è un bel periodo per fare del disegno dal vero, però non sempre si ha il tempo per farlo, o quantomeno se si è in compagnia di amici, se si sta passando una giornata in famiglia, non è bello estraniarsi 3-4 ore per fare un disegno molto preciso e pregno di ogni particolare dell'ambiente che ci circonda. Così ho pensato di farvi vedere un modo per schizzare una veduta in maniera veloce e tra l'altro senza portare con noi dei colori. Per noi donne almeno è così, per gli uomini o fanno portare qualcosa alle loro mogli oppure un piccolo aiuto del colore dovranno pure averlo. Infatti ho pensato di usare con voi una palette di ombretti che avevo comprato tanto tempo fa, la palette della Kiko che vi avevo fatto vedere su Instagram tanto tempo fa, lì trovate tutte le foto delle cose che voglio anche provare su Arte per te, quindi seguitemi anche su Instagram, cercate Arte per te, troverete le anteprime di tutto in fotografia. E con questa palette ho voluto dare delle macchie di colore che sintetizzassero quelle che erano le componenti del mio disegno, che poi ho definito velocemente schizzandole con la penna. Avvertenza, a un certo punto la telecamera mi si è spenta, quindi un pezzo del video salta, ma il senso dell'insieme non si perde assolutamente, quindi ho voluto pubblicare lo stesso questo video. E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere come si fa uno schizzo in pochi minuti, senza colori e con una penna. Ed ecco l'occorrente per disegnare con qualcosa di diverso dal solito. Oggi useremo una palette di ombretti, questa palette della Kiko che io sinceramente, come vi dissi quando la acquistai su Instagram, non ricordo, ho comprato solo ed esclusivamente per disegnarci. In realtà poi l'ho usata anche per il make up, perché sono colori così belli e adatti a questa stagione che proprio chiamano. Allora, quindi degli ombretti dismessi che non vi piacciono come resa sull'occhio o che vi piacciono particolarmente come colore, e gomma pane. Io userò dello scotch carta perché contornerò il mio disegno a mo' di cartolina, un applicatore per ombretti con spugnetta,
Facoltativo, potrete decidere di contornare il disegno con una penna similchina tipo tratto pen, quindi una penna che sia a spirito e punta sottile che dia maggiore definizione al vostro disegno. E poi per fissare io vi consiglio una lacca per capelli. Naturalmente la carta, io userò un cartoncino avorio. Come prima cosa, con lo scotch carta contorno quello che sarà lo spazio che dedicherò al disegno. Oggi riprodurrò con voi la veduta di Roma che avete visto già sulla mia pagina Instagram e che rappresenta appunto delle cupole, uno scorcio di cupole della città. Inizio subito con dare la forma alle mie cupole direttamente con i colori. Sì, perché voglio dare appunto un sentore veramente di colorato che poi andrò a definire con la penna tratto pen. E così vado a stendere il colore con lo sfumino stesso. Dell'ombretto. Ovviamente le gradazioni di colore andranno dalla più chiara, che appunto è la più chiara, fino ad arrivare alla più scura per i soggetti messi più in ombra. Definisco via via gli spazi e poi proseguo. Mantenete sempre le proporzioni, ovviamente. E se sbagliate qualcosa, l'unica che potrà venirvi in soccorso è l'amica gomma pane, perché qui gomma in silicone meglio non usarla. Ok, dopo aver dato tutta la mano a colori, comincio a definire con la mia tratto pen. Io la userò nera, non rossa, perché l'ho provata rossa ed è troppo invadente, quindi farò, essendo questi colori a base nera, userò il nero. Come vedete ho già cominciato, perché naturalmente la videocamera si è staccata mentre lavoravo. E allora, proteggiamo il nostro piano da lavoro con della carta in modo che possiamo muoverci agevolmente e riprendiamo tutto il disegno a poco sarà poco a poco per forza, perché la punta della tratto pen sforzerà molto sul cartoncino fatto di ombretto. Naturalmente prima di fare questo lavoro date una bella passata di fissativo. Io in questo caso ho usato la lacca, vi faccio vedere così, ok? Dopodiché lasciate asciugare, io già l'avevo data, l'ho ridato in pratica, lasciate asciugare e portate avanti il vostro lavoro. Ce l'abbiamo fatta, forse. E adesso aggiungiamo tutti i chiaroscuri, ovviamente, non li trascuriamo, eh. Bene, e questo è un po' il disegnare per impressioni attraverso dei mezzi di fortuna e attraverso appunto dei punti di osservazione che possono essere mutevoli a seconda del momento. Quindi basterà semplicemente sporcare il lavoro con delle macchie di inchiostro e di colore. Il colore non deve essere necessariamente il colore classico, ma può essere anche un qualsiasi pigmento abbiamo in borsa, anche quindi il nostro ombretto. È dare dei movimenti che siano comunque eleganti, sciolti. L'importante appunto è che siano molto sciolti, perché la scioltezza del disegno ne dà anche la dinamicità e quindi fa sì che il disegno mano a mano prenda vita. Fisso
con un po' di lacca che aprirà anche la fibra del Pilot e quindi farà riempire ancora di più il nostro disegno. Aggiungo gli ultimi piccoli particolari. E voilà, e finalmente è finito completamente, quindi solamente quando voi lo reputerete totalmente finito il vostro disegno sarà tale. Quindi ripulite le zone che volete nettare dal colore, perché come vedete io sono andata ben oltre quello che era l'immissione del colore, e con degli ombretti e una penna ecco quello che si può fare in qualche minuto di concentrazione e di divertimento. Bene, vi faccio le foto e noi ci vediamo di là. Visto che viene carino ed effetto, ed è stato fatto in 8 minuti, quindi una cosa molto veloce che non ruberà spazio alla vostra giornata, ma che vi farà avere comunque un ricordo bello, indelebile, e che vi farà fissare comunque dei particolari per sempre su un foglio di carta. Io spero di avervi fatto capire come disegnare qualcosa di carino, di bello, di piacevole non significhi necessariamente riportare sul foglio precipuamente quello che c'è, perché non vorrei che voi fraintendeste questo concetto che invece portiamo molto avanti sul corso di disegno in Facebook. Vi ricordo che ogni giovedì sera su Facebook c'è il corso di disegno dal vivo, siamo tantissimi, ma se vorrete arrivare ancora di più siete benvenuti. Allora, lì tendo a farvi copiare in maniera precisa ogni cosa da un'immagine, però, perché mi interessa educare la vostra mano. Come potrete vedere, al quarto e al quinto anno tendo poi a liberare. L'educazione della mano è necessaria ai primi tempi, ma questo non deve significare che dovete perdere il gusto di disegnare dal vero, all'impronta, in maniera impetuosa, perché quello è il disegno con il vostro stile, che poi recupererete più avanti quando imparerete a disegnare in maniera tecnica. Quindi le due cose non sono contraddittorie, ma sono le parti di una stessa medaglia. Bisogna imparare la tecnica, e per quello c'è il corso live su Facebook, dove io correggo ogni piccolo errore del vostro disegno, mentre bisogna imparare a sintetizzare, e per questo c'è il corso su YouTube che vi sproni in qualche maniera ad usare creatività, fantasia, tecnica e a combinare queste cose in maniera gradevole. Un ombretto, una polvere, potete disegnare anche con la terra, quella che trovate per terra, insomma, proprio con la terra dei vasi. Potete disegnare con qualunque cosa, col tuffo del caffè, potete sfumare e dare le diverse gradazioni, basta avere dell'inventiva e della creatività. Si può disegnare veramente con tutto, l'importante è poi fissare con un po' di lacca o un fissativo per disegno. Una penna può essere una trattoper, ma può essere anche un abiro, può essere quello che avete. Insomma, spremete la vostra creatività, fatela uscire e create qualcosa di bello e gradevole alla vista. 5-8 minuti per un disegno sono qualcosa di veloce, bello, soddisfacente, che vi dà l'idea delle vostre capacità e che nello stesso tempo vi stimoli sempre la creatività, e rimane comunque un ricordo gradevole della giornata. Se questo video vi è piaciuto, regalatemi un bel pollice in su tutto schizzato a penna, e soprattutto seguitemi sempre su Facebook, il link lo trovate qua sotto, su Instagram, il link lo trovate qua sotto, e vi aspetto sempre anche con Gabriele su 2 cuori una cappa e da sola con le mie chiacchiere sul mio terzo canale, che è Ombretta. Io vi ringrazio tantissimo per essere così tanti in tutti i canali, vi ringrazio per la vostra presenza, per il vostro modo di essere così garbato e cortese, vi voglio bene e non mi rimane che aspettarvi a Napoli tra un mese e naturalmente qui sul canale con il prossimo video. Da Ombretta ed Arte per te è tutto, ciao!